anche lui è un invento di Robert Nesse, the long long before you and I being the only problem of my favorite Peter Beating, and now there's a lot of, there's a trendy to make. Io ricordo che l'Ara Pink di Dolly, la sua forma, le prime pinghe a mano, diciamo, del bello in cui c'era il culto del lupo caratterizzato, diciamo meglio, mentre adesso è un po' la moda quella di stare, a volte è fatta bene, a volte è fatta proprio indietramente. Ambra, la tua storia ovvio più c'è da portare a dietro la storia della pinghe. Grazie di all'angolo, anche allora è un'indicazione, all'angolo lo fa. A che sta ora? Quello di Assilio forse è un'altra persona. After World War, it was going down very, very fast. So all these breweries are in need of money. They are one, they go to the other one, and they have to make tea beer to make progress. So the opening then was different. They have to make cheaper beer to sell more. And from the 80s, like the new breweries in the US, and also some new guys like Chris was not the first, but Superman was not the first that started. In that period, I was not ready to start because I didn't have the money to start. So, but I was already in that kind of mind, thinking of the best beer, not thinking about making money to stay up or making good beer. And what we saw was a lot of breweries made change the way they were. They stopped working with real hops because it was more efficient and faster with pellets or with extract. So they get automatic automatic production, so to go fast. So we as amateur brewers, we think the inverse way. We said we will make less beer, then we will see if we can sell it or not. So that's the main. Ho messo un po', credo di guardarmi tutto, più o meno ovviamente il fattore principale della filosofia che sta a Nino, il quale all'inizio, assieme al suo amico Guido De Boss, non avevano i soldi per aprire una birreria, avevano le idee chiare, volevano fare birre non per fare soldi, ma birre che piacessero loro, fossero buone. A questo punto, non ricordo più chi fu il fatto, scherzo. E niente, cosa si ricorda per caso? You start a brew without a brewery, only to make it that you like nothing and money. Ah sì, del lupolo, giusto. E quindi lui voleva, una delle sue filosofie è usare il lupolo fresco, lui è famoso per questo uso del lupolo fresco, mentre gli altri per motivi di rapidità e economici usavano pallet o estratti. Quindi lui ha avuto sempre l'idea di usare prodotti anche un po' più cari, ma anche di seguire la propria filosofia. E questa birreria è una di quelle birrerie che sicuro che seguita sempre la propria filosofia. Adesso aggiungo io, prima che lo chiedo se poi non ricordo cosa dice, che loro finalmente, dopo aver fatto per tanti anni delle birre di grande successo, facendo le loro, con le loro mani, presso la birreria De Deca Augusten a Blethren, vicino a West Blethren, hanno finalmente trovato un terreno e hanno aperto in un capannone a Dottigny, che però è nella parte francese del Belgio, dove ci sono fiamminghi ovviamente. E quindi adesso producono birra nel loro impianto, è molto più facile. I started in my own plant nel 2005, in settembre, allora io andavo invece al centro, poi birra e fa, si sono più piccoli, you boost si sono più piccoli, you are now in Eno. When we started the brewery in Eno, in Dottigny, it was like an obligation to make a saison because all the breweries in Edo have a saison. So in the beginning it was planned, yes, go by, and we didn't do so it. It is still the same thing. It's, you know, most people know the story of saison. It was a typical beer for the farmers.
of made by the farmers for their workers. In the winter they make beer, in the summer they work on the field. So it always has to be a low alcohol, more or less low alcohol beer, with a good taste, good desalination. So, but how can you do that with a lot of farmers? So, in this we made a beer which is well balanced with two malts, those malts and the malt, and then we have four malts. We have Challenger and Roosevelt for bitters, and then the Hollando in the steel molding for the Challenger and Roosevelt. Quindi in la nuova birra è stato quasi un doppio farla, perché si sono trasferiti nelle Loe, anche se per pochi chilometri, nelle Loe è famosa per le stesomere. E quindi si sono sentiti il diritto e il dovere di fare una stesomere che te l'ha fatta con la sua testa, molto semplice, lupolata. Questa è la caratteristica di anche la birra di Natale, loro, ad esempio, più lupolata di altri, hanno lupolo nella loro prosopio. La cui caratteristica di birra Mauro, per esempio, in stesomere dottini. Your comments? I think every saison should use four kinds of hops because this is really very tasty and very, let's say, a complex example of a style. You agree? È oltre lo stile e l'interpretazione, infatti, di Nino, è molto sapida, è molto lupolata, è molto. Le saison, per chi non lo sapesse, anche ce l'hanno fatto storico, erano le birre fatte nelle fattorie, fatte dai contadini d'inverno, facevano la birra e d'estate lavoravano nei campi. Erano le birre dei lavoratori, erano birre molto leggere che utilizzavano poi spezie, erbe, foglie, frutti del momento, della stagione, quello saison. Non dico siciliani, ma avere lui qua è una cosa fantastica, perché insomma per tutto l'anno avevo le sue birre e insomma e alla fine le fa lui. E la cosa che io trovo delle sue birre, che vorrei chiedergli, per magari non è una cavolata, però è una cosa che trovo quasi solo di suo, tutte le bitter, è che è una birra che dovrebbe dissetare, in realtà ha questa sapidità e questo amaro che disseta, ma contemporaneamente fa venire sete, cioè non disseta totalmente, ti lascia questa rossura che bisogna vivere in continuazione. Come fa? Quindi credo Spitter is a quenching beer, but it's not only quenching beer, because it's a beer that you come thirsty after you have had your beer. That's what I always heard. A good brewer has to make a beer. If you taste, you have to need another sip to be sure that you have good analyze the taste. It's so good, so come back. È ovvio che ti piace così tanto che ti induce a bere un altro. And which beer we can find in your stand? Ah, le due ultime birre, è stato bravo, non ha portato quelle che ti conosco, la Noir di Dottini, ovviamente, dicendo la mistura, e la Saison di Dottini. Thank you very much. Yeah.